sono stanchi, stanno sopportando veramente tutte le difficoltà di questo mondo, tutte le difficoltà che non sono attribuibili alla loro responsabilità. Domenico Fraone, segretario provinciale della UIL Trasporti, parla a nome dei lavoratori ma anche a nome delle tre sigle confederali che seguono ormai da tempo le vicissitudini dei dipendenti della Lamezia Multiservizi, una società partecipata che ormai da anni naviga a vista. Pochi giorni fa la proclamazione dello stato di agitazione, oggi la convocazione dello sciopero per il prossimo 29 gennaio. Siamo in attesa, visto le nuove nomine da parte del commissario, di essere accolti da questa nuova rosa amministrativa della Multiservizi, ma noi ribadiremo subito che vengano ripristinate le legalità, il pagamento delle spettanze, il pagamento dei buoni pasto e tutto ciò che è dignitoso verso il lavoratore. Ai lavoratori non è stato corrisposto lo stipendio di dicembre e nemmeno la tredicesima. I buoni pasto non vengono loro dati da 4 anni, il tutto all'interno di una società il cui stato finanziario in equilibrio precario è dettato principalmente dai crediti con i comuni ai quali eroga i servizi. Il solo comune di Lamezia Terme deve alla partecipata 4.700.000 euro. Tiziana Bagnato per la CNews 24.